Essendomi pervenute molte segnalazioni relativamente ai buoni spesa che il comune di Asti ha distribuito fra le famiglie in emergenza e che dovrebbero essere accettati dagli esercenti che hanno aderito al nostro bando solo in pagamento di beni alimentari di prima necessità, mentre invece sembra che questo non avvenga sempre, andrò a indagare di persona. Naturalmente ci dovrò andare in incognito, quindi via gli occhiali, via la barba ed ora un abbigliamento che dia meno nell'occhio. Ecco un ultimo tocco. Ora siamo pronti a partire. Ora inizieremo a girare alcuni supermercati. Allora, al primo posto ci hanno fatto firmare tutta una serie di documenti, li ho firmati io con i miei originali, quindi non sono stato riconosciuto, e mi hanno dato un buono dove adesso sono entrato e posso comprare qualsiasi cosa. Giriamo, come vedete, fra vari scaffali. Abbiamo comprato il passito di pantelleria, che è sicuramente qualcosa di importante e di cui non si può fare a meno per poter sopravvivere. Ed ora andiamo alla prima cassa e vediamo cosa succede. 35, 5 Quindi centesimi. devo darle ancora quanto? Arrivo, e leggo un pochino questi qua. Siamo già nel parcheggio di questo supermercato. Cerchiamo di non far vedere. Abbiamo comprato cose indispensabili, tipo un passito di pantelleria, tipo anche un vinsanto, le pile e altre cose, tutte indispensabili beni di necessità. Grazie. Al mercato, nel parcheggio facciamo la stessa Guardate, cosa. sono in una seconda struttura, devo fare i complimenti perché sono entrato, ho chiesto alla signorina se prendeva i buoni del comune e mi è subito stato detto sì, ma le condizioni di non acquistare alcol e altre cose. Per cui questa struttura sta lavorando come bisogna. Grazie, grazie. La terza struttura e vediamo cosa cambia. Cercheremo di comprare delle altre cose molto indispensabili, come un liquore alla liquirizia e le moretti, le birre. La tessera ce l'ha? No. Cosa fa? Vedo la differenza, signora. Questa la passa la birra, questa. Sì. 31. 31 e ha detto? 54, un attimo che facciamo questo perché e dopo il pagamento poi vi verserò dai ancora per questo sì a sono quello per fare allora dell'organizzazione mondiale della sanità consigliamo ai clienti di effettuare preferibilmente i pagamenti elettronici banconote passati Satisfay usiamo meno contanti birra e liquore lavoriamo tutti. Quanto centesimi ho già dovuto pagare? Nel rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro sì, tra le do il 5, persone tenga e pure, non mi dia più. spazi del Grazie. supermercato. Mi dà anche una Grazie. borsa. Grazie, buona giornata. Allora, qui dopo una resistenza iniziale della signora, inteso mi ha chiesto a me se la birra e i liquori erano accettati con la carta del comune, io ho detto naturalmente sì, ho portato a casa, come vedete, la liquirizia, liquore della liquirizia che arriva dal sud, e poi le mie moretti che oggi bevo la birra. Allora, siamo al quarto supermercato, faremo la stessa cosa, con il carrello, proviamo adesso entrare. Abbiamo la quarta struttura che abbiamo incontrato, trovato di nuovo le giuste raccomandazioni, il personale è stato efficiente e ci ha ricordato che alcolici e altri beni non di prima necessità non possono essere acquistati. Quindi complimenti alla vostra struttura perché avete risposto perfettamente a quello che è il nostro bando e quelle che sono le Allora, necessità. è irriconoscibile. Senza barba e senza occhiali non l'avevamo riconosciuto. Grazie, buona giornata. Siamo ora alla quinta struttura. In circa un'ora ne abbiamo già fatte quattro con una marcia spedita. Siamo anche riusciti a trovare un supermercato che non prendeva i buoni del comune. Proviamo ora con il sesto supermercato, stessa storia. Qui proviamo il colpo gobbo. Prendiamo una mega cassa di bottiglie di vino ottenuto.
birra. Gratis è un prodotto finale unico e distintivo. Integralmente prodotti. E vediamo cosa c'è: il motorino d'avviamento, il cristallo, il riscaldamento e il notolino della portiera. Hanno rubato la mia vicina di casa, ma bravo. Hanno cercato di rubarlo. Puoi prendere l'alcolici con quello? Sì? Perfetto. Gli alcolici no, non te li posso dare. Perfetto. Allora. Gli alcolici non li danno. Molto bene. Per legge. Ti posso riprendere? Ti posso riprendere? No. Perfetto, allora comunque non lo riprendo, io sono il sindaco. Sì. E quindi sto verificando che questo non accada. Quindi era semplicemente per dirti che faccio i complimenti a questa struttura. Ah, perché okay. altri vostri colleghi invece non l'hanno fatto e mi hanno dato birra. Quindi in questo supermercato si è rispettato quelle che sono le regole. Per oggi abbiamo terminato la ricognizione e quindi possiamo tornare alle sembianze quasi normali. Darò i risultati nella diretta di questa sera.